Ormai io so già cosa aspettarmi, perché ogni volta che facciamo una di queste modalità tu, Cico, sai già, rompi, sai già. O tu o qualcun altro, perché ultimamente ho capito che vuoi tradare con me. Ma non calamite in mano a testa. State buoni. Allora, io non vedo niente. Dove sono i tuoi pet, Cico? Cosa metti vuoi? Oh, posso metterti un paio di questi? Ma io non so quanto siano rotti questi qua. Poi li vedi, tranquillo. Va bene, fai te. Adesso ti dà quelli scarsi. Allora, guarda, io ne posso tenere massimo 5, quindi potevi darmene anche solo 5. Vabbè, per il momento. Tieni, prova. Però provali. Guarda, questa tua generosità la apprezzo molto, dopo te li restituisco. Ah, sono curioso di vederli, quindi un attimino. Pets. Vedi. Allora, io mi ricordo la mia, che era Skeptical Starfish, che pagai, tipo, se non ricordo male, 8 euro, ok? Modesta. Mi dà 76.700 soldi e 30 di speed, per buona. Dire. Ok? Vediamo il tuo. Allora, il tuo non è... non è così rotto, però, devo dire la verità. È quello era, non è che... 94.000 soldi e 30 speed, 600. Però 5... Giorgio, ce ne andiamo a giocare per fatti nostri. Sì, perché io non lo so, andiamo. Il mio al massimo mi dà 3. Beh, mi dispiace. Io sono tutto viola. Per voi, bene, mi interessa molto. Quello tantissimo. Ok, allora sì, mi dispiace, guarda, se non ti ho considerato prima. Ma scusa, perché il mio amico Cico, che è molto generoso, mi ha regalato questi pet molto forti, che adesso in teoria dovrebbero rendermi una bestia delle profondità. Ma giusto? Proprio tantissimo. Questo mi fa molto piacere. Allora, chi sono quelli proprio rotti in questa modalità? Allora, oltre... vieni. Io e Cico estrema, immagino, perché estrema. Sì, sembra... sì. Invece quelli che sono un po' poverelli sono Anna e Giorgio. Sì. Io sono tanto poverello, non va bene, un po'. Va bene, allora. Io andrei un po' avanti, però poi tornerò, non mi dimenticherò delle umili origini. Allora, Cico, grazie. Mi avevi detto che devo andare qui, in questo portale verde, sì, giusto? Vieni. Vado? Entro? Ok, vado. Hai 25, Roberto, ok. Sì, ho 25, quindi, Roberto. Qui. Dove qui? Qui, seguimi. Sono questo. Sei troppo veloce, qui. Qui, 5, vai. Roberto, ok. Cioè, praticamente la moneta di questa modalità non sono tanto i soldi, ma il Roberto, giusto? Esatto. Ok, queste monete qui, super cazzute. Però questa è una brutta parola, vabbè. Esatto. Super belle, diciamo. Mi danno, quanto mi danno? Non mi danno un cacchio. Cico, non le stai prendendo? Perché sei pieno subito, capito? Non sono pieno. Ah, sì, mi stanno dando. Mi danno tipo 1.000.000 per una. Però il problema è che ho un magnete troppo povero. E quindi non riesco ad attirarle bene. Ci devo proprio camminare. Vieni, sopra. Torna indietro. Questa, aspetta, faccio giusto due. Ci metto proprio una vita ad attirarle. Perché il mio magnete è così misero, povero e zoppo. Cambiamolo. Cambiamolo, per forza. Dove lo cambiamo? Da qui. Da Robert. Il mondo normale. Qui, okay. Ma sai, guarda. Sai dove puoi prendere un nuovo magnete? Nel gruppo WGF. Non è vero! Dai, è stato bravo. Ma dai. Questa è pubblicità ingannevole, non diamo un vero proprio esatto. Magnete dentro il gruppo. Non ce l'abbiamo. Almeno entrano di più. Ho capito, ma non ma puoi non dire bugie, dai, non c'è il magnete. Allora va bene, vi diamo un magnete, ma lo fa stre. Cioè lui si mette lì a creare un magnete, a magnetizzarlo strofinandolo sul maglione. Va bene. Allora, ma qui io non posso comprare, Cico, dove cacchio mi hai portato? Come no? Quanti soldi hai quelli con le monete tipo diamante? Pochi, ne ho 4.000. Puoi prendere i primi. Sono ma fa, sì, sei sicuro no, che sono più forti dell'ultimo con i soldi. Davvero? Sicurissimo, guarda il moltiplicatore che danno, è proprio poderoso. Mamma mia. Vedi? Ma Giorgio è sparito, cioè Giorgio in questo video non c'è neanche. Ovviamente, scusa, ci avete lasciato indietro. Poi guarda, prova a dire una cosa e Anna cosa fa? Subito, sopra. Vabbè. Sì, perché tu dici Giorgio e ti dimentichi di me. Ma tu almeno ogni tanto parli, Giorgio qua si eclissa completamente, cioè. Ma perché devo fare qualcosa, ancora sono agli inizi. Ho capito, è un problema questo qua, è un tuo problema, dovresti... Mamma mia, Cico, sono... Vedi. È finita. E non hai visto niente, ti ho dico. Ho guadagnato 36 triliardi. Non hai visto niente. Cico, non va bene. Perché mi si riempie lo zaino istantaneamente anche nel mondo normale. Devi comprare quello più forte. Lo zaino più potente, dove lo compro? Sì. Da quello solito. Quello degli zaini. Ma c'è vende. C'è uno che vende qui, un signore molto gentile. Vende lo zaino infinito. Quanto lo vende? Quello è comprabile. Quello Robux. L'ho comprato. Non ho più, l'ho finito i Roblox. Sto spendendo troppo, raga. Troppi Roblox. Cioè, una quantità di Roblox pazzesca. Non va bene. Bisogna limitarsi. Allora, io spendo i soldi normali. Allora, vi dico, ciò. 109 triliardi di danari. Cosa? Ok. Comprerò l'Obsidian Backpack. Vai. Una cosa popò per pochi, Quanto tiene? Tiene 70 bilioni. Modesto. Poco, effettivamente. Una robettina, insomma. Il tuo Giorgio quanto tiene?
Il mio fa schifo, non lo so. Come non lo sai? Guarda quello che fa schifo. Ma ho capito che fa schifo, però quanti soldi puoi prendere? Al massimo 75.000. Bello, poi ha anche la connessione a Carbonella. Sì. Ma questo Giorgio è quella, poco, guarda. Sì, quella sempre. Ma lo togliamo dagli amici, non è per essere sempre cattivo, no? Anche ad Anna però, perché anche Anna non è che sia molto, cioè, valorosa. No. Ma mi sembra che comunque il suo apporto alla comunità dei magneti sia poco, scarso. Senti, allora, il mio massimo è di 900.000. Beh, un po' meglio di Giorgio, comunque, vero? Ma non è che ci sto lavorando, ci sto provando. No, comunque, raga, io qua sono tutto rotto, cioè, una cosa bellissima. Io vado in giro con i pettoni di Cico. Lo so, è bellissimo. È belli, guarda, ciuccio tutto. Sono proprio un idrovora. Una cosa pazzesca. Come passo io tutto quello che c'è, proprio mangio tutto. Tutto finito. Adesso ritorno indietro e mi compro altri Rebirth, giusto? Guarda qui, vieni. Vendi qui. Dove vendo? Qui? Qua è il doppio, ti dà, guarda. Dimmelo prima. Ora ho 710 trilioni, ma qui vendono in quintilioni. Che non so neanche che cacchio di numeri stiamo parlando. È dopo quello, dopo il tuo. Devo tornare indietro però per comprare altri Rebirth. Vieni qui. Ci sono troppi portali. È pazzesco. Quello da un milione è proprio rotto. Quello da un milione è rottissimo. Allora io adesso ho 710 T. Quindi posso comprare 250 Rebirth, ok? Vai, sblocchi tantissimi portali. Li ho presi. Adesso. Dai, vieni. Ma mi sembra un po' brutto lasciare indietro Anna e Giorgio così. Ma ci pensi adesso, moco carino? Quasi che mi sento anche loro, dai, se ne hai in più, sì. Perché sono come si mangia. Ma li voglio. Io ma noi non possiamo. Tutti a me non li ha mai dati. Dai, zitto, tu sei rotto anche tu, dai. Guarda che geloso. Vabbè, allora facciamo così. Dopo andiamo a comprare qualche uova. E qualche uovo? Uovo. Sono intrippato sulle uova. Vabbè, due uova. E con queste uova sistemiamo la situazione anche per Anna e Giorgio. Devo andare qua? Viva. Sì, qua. Guarda qua quanto dà. Ma non c'è. Ah, sono pochi ma buoni. Ma buoni esageratamente. Ma buoni. Con questo mio magnete cazzudissimo è proprio una roba. Ma qui bisogna dire, perché sennò non si esprime, capito? Cioè, le parole brutte sono brutte, ma a volte sono indispensabili per esprimere un concetto forte. Giusto? Sì, qui, cioè, io il mio magnete non è figo. No, è proprio fighissimo. È una cosa incredibile, che mamma mia! Cioè, assorbe l'anima dalle monete, una cosa pazzesca. Esagerato. Quanti soldi hai adesso? Un bilione e sei. No, di quelli col diamante. 99.000. Allora devi potenziarti il magnete, quello è scarso, eh. Vabbè, però ciuccia bene, eh. No, cioè, no, quell'altro ciuccia meglio, proprio tipo il triplo. Va bene. Allora sei sicuro di questa cosa? Ma no. Vieni. Va bene, torniamo indietro allora. Ok, da qui bisognava andare. Qui. Ok? Sì. Vabbè, a sto punto, dai, abbiamo un po' di denaro. Allora, io mi compro. Aspetta, ma magari c'è qualche pet in vendita? Ci sono. Guarda, sì. Guarda, voglio essere una persona onesta. No, è non mi interessa. È inutile che lo fai, perché non ce li puoi dare. Perché non avete fatto nessun Rebirth. Perché un Rebirth costa 100 milioni. Poveri. Ma puoi darli. No, a te non ti voglio dare nulla. Perché sei già rotto di tuo. Quindi perché se sei un pignegne, non chiedere le cose. Vabbè, ce le hai già. Un pignegne famosissimo. Significa uno che chiede le cose. Io ti ho consigliato di darmelo. La stessa cosa. Allora, dove devo comprare il magnete migliore? Non mi ricordo più. Nello stesso posto, qui. Ok, corriamo talmente veloce che mi confondo. Esatto. È un po' difficile. Praticamente queste gemme te le dà quando fai il Rebirth, mi pare, esatto, di capire. Esatto, sì. Questo qua era molto interessante. Allora, io c'ho 100.000 qua. Non ho 100.000, c'ho quasi 100.000, però vorrei prendere il Rainbow Man. Prendi quello prima. No, perché, scusa? Prendilo. Vabbè, prendo quello di lava, va bene. Poi vieni qui. Vengo qui. Mamma mia, guarda, sei diventato il mastro di questa modalità, Cico. Ecco, come al solito. Questo ciuccia ciupopo. Dove sei? qui. No. Prenditi i cappelli, anche questi sono fortissimi, eh. Ok, con cosa si pagano questi? Con le stesse monete, quelli. Non ce le ho un triliardo di quelle monete. No, puoi prendere anche con i soldi normali. Uno dei primi, dici, tipo questo qua da 50 milioni? Quello è un po' scarso, però è buono, eh. Dici? Sì, provalo. Prendo, va bene. E non compra. Come non compra? No, forse non ho questi soldi, 50 bilioni io ho meno. Quanto Come ho? Come meno? Sì. Ma perché questo è la moneta verde. Io non ce l'ho la moneta verde. Allora andiamo subito a farla, su. Ma dai, ma è un disastro. Ma quante cose si devono fare? Mi sento confuso. Tantissime qui. Dove devo andare a fare queste monete verdi? Qua. Qua. E io c'è sempre lo stesso posto. Quindi io ciuccio e prendo le monete verdi. E vendi al doppio, sì. Ok. Beh, vabbè, io mi fido, io vado come un pazzo. Frega nulla, ok?
Però tu non devi rimanere, se no mi ciuccio tutte le monete. Scusa. No, sono condivise. Le monete sono ognuno le sue, non ti preoccupare. Va bene, vedi, perché tra Giorgio e Anna è già partita una faida, perché sono un po' poverelli e quindi non possono lasciare. Noi siamo persone oneste. No, non che ci persone diamo oneste. Mi state sicuramente tirando i capelli. Probabilmente Giorgio è morto. Sì, mamma mia. No, no, è vivo, strano, perché era da tipo 5 minuti che non parlava. Secondo me Anna lo aveva messo con la testa nella sabbia e i piedi nel cemento. Lascia stare. Era probabile, perché lì c'è una competizione per la moneta pazzesca. Chico, mi stai truffando. Perché? La moneta verde non arriva. Devi venderla prima. Dici che arriva? Ma sì, è quella verde, quelli soldi, danari, capito? Vado a vendere? Mi sono perso. Devi uscire dal portale. Troppo confusionario, però. Adesso qui? Ora! Mamma mia, avevi ragione, mi ero sconfuso un attimo. Ora ho capito. È una cosa. Ma che bello zaino viola. Bravo, bravo. Aspetta. Non mi sono perso di nuovo. Ero andato dal negoziante. Qui. Dov'è qui? Qui, questo qui. Allora, comprerò quello da 50 bilioni. Mi sembra onesto. Acquista. Eccolo, mi viene fuori un cappello. Mamma mia. Bello, questo gli piacerebbe a Stre. Puoi metterne tre. È un pu... Come tre non cappelli. Non puoi darmelo. Sì. Davvero? Comunque è molto bello, è un purple spark fedora. Guarda che bello. Carino. Proprio bello. Dai, questo, mi sta benissimo. Come ridi? Yo. Carino. Ma sarai tu carino, questo qua è proprio bello, non è carino. Comunque, oltre a questo voglio continuare perché mi sento ancora povero, voglio guadagnare di più e voglio comprare. Tu ti senti ma più povero, che altro, dateci un consiglio a noi poveracci su come andare avanti. Andiamo nella zona dove c'è Anna e Giorgio e gli ciucciamo tutte le monete. Vai, non si può, dove sono? Dove sono? Nella zona quella da 50.000 qua. Ma siete in quella da 50.000? Sì, allora io sono passato 50.000. Davanti, ma va bene. Gli ciucciamo, c'è Giorgio qua. È finita. Mamma mia, Giorgio, non troverai una moneta ma più. Ma guardate. È vero, perché lui le trova lo stesso. Che brutta cosa, comunque. Io volevo rovinargli la festa. Giorgio, guarda quanto siamo flexanti noi. Guarda che roba. Flexate. Va bene. Cioè, io basta, rimango fermo qua e il mio magnete ciuccia una quantità di soldi. Sì, ma continuate a non darci consigli su come andare avanti. Che allora, dovremmo fare. Dovete prendere un rebar così da poter fare. Ma non è che questa cosa dei trade l'hanno tolta? Perché ora non te lo dice più. Sì, ma nel menu. Scusa, se io faccio così, Anna, ti è arrivata una richiesta di trade? No. Allora, perché non puoi. Sì, ma non borbottare, Anna. Non sei Giorgio Catorgio. Ho capito che sei povera come lui. Però da qui a lì c'è un po' di differenza. Ma dovremmo comprare dei pet. Non lo so. Che dobbiamo fare? Vi conviene comprare le zone più avanzate. Credo il magnete e lo zaino. Ma lo zaino e il magnete pet. Non è che ti fanno guadagnare di più. Il pet è importante, comunque. Io sto prendendo tanti pet. Bravo, tu sì che sei uno a cui non si fa fregare. Grazie, hai visto. Sì, sei una persona che proprio non si fa mica prendere in giro da nessuno. Allora, io come zaino sono a posto. Non so se prendere un altro magnete. Che dite? No, fidati sì, che sì, non sei a posto come zaino. Serve sempre però quello più potente. Ma lui ce l'ha infinito, capito? Però non sto guadagnando. No, non è. È vero, io ce l'ho infinito. Sai, vabbè. Cioè. Ma l'avevo preso. No, non ce l'ho infinito perché non avevo i Roblox. No! Ce l'ho da 70 bilioni, però, che per ora mi basta. Ma io voglio aumentare il mio guadagno. Devo andare. Devo prendere altri Rebirth. Ecco cosa devo fare. Sì, okay. Rebirth. Allora, adesso ho 47Q. Quindi. Posso prendere 1000 5000. 1000 Rebirth posso prendere. Mamma mia, prendi, guarda quanti gettoni ti davo, tantissimi. E ora ho 6.7 bilioni di gettoni. Ecco, è la fine lì, Ok, cosa come li uso, I cappelli e le calamite, tutti e due. Cappelli e calamite. Sì. Allora, mi conviene comprare magari. Allora, io ho 6.7 bilioni. Quindi posso permettermi quello da 1 bilione. La calamita rotta. No, la calamita, il cappello da 1 bilione. È meglio la calamita, prima calamita poi cappello. Prima calamita e poi cappello? Va bene. Sì. E non mi ricordo più dov'era il negozio delle calamite. Antonio era. A fianco al portale. No, Antonio. Non Antonio. Come non è Antonio? Guarda che è Antonio. Ma sono tutti Antonio, mi sa. Sono tutti Antonio, pazzesco. Allora, quindi devo comprare una calamita. Ho 4.7 bilioni. Ce n'è una doppia da 9 bilioni che non è male. Però posso prendere quella di diamante doppia. È buona, Buona? Va bene, è andata. Sì. Preso quella. Ora mi rimane 3 bilioni però per un cappello. Questa qui è proprio
pazzeschissima, eh. Ma di mamma brutto mia. Proprio. Tutto grazie ai pet di Cicco, che oggi è un po' borbottino, però va bene lo stesso, non fa niente. Ma a me sta uscendo sempre lo stesso pet schifoso. No, se i miei 10 puoi farlo shiny da più potente. Vedi che sei brava, ti dai consigli streccato. Stai tranquilla, vedrai che anche tu un giorno arriverai ad avere dei petrotti. Brava, un giorno molto lontano, ma comunque prima o poi, e anche Giorgio, pensa a te, no, ci sarà un momento. No, non è vero, io non ho speranza. Ma come no, anche tu, certo. Posso comprare un altro cappello e lo prendo subito. Se, allora, voi due dovete sbloccare un Rebear. Se prendete questo Rebear. Ma ci vogliono 100 milioni! Ma voi lo dovete prendere, fate questi milioni. Ma io se con un giro faccio al massimo neanche 10 milioni. Equipaggiati tutti i pet che puoi e vai in giro ci a raccattare. Ci servono pet migliori. Poi prendi pet questo migliori. E poi noi ve li regaliamo volentieri, capito? Noi siamo Cicco. Delle... Cicco te li regalo. Volentieri, diciamo no, però un no, pochino. Cicco si mette come, lì. Scusa. No, Cicco è proprio una persona, guarda, ha un cuore incredibile, cioè non si direbbe, ma poi regala sì, roba a tutti, eh. Ascolta, dove... Adesso io ho un fracco di Rebear, quanti ne ho? Non lo so. Quanti ne hai? Ne hai 1300. Buono, quindi posso andare nel portale qui, da 1000. Qui. Dov'è? Girati qui. Sì? Questo azzurro? No? Questo rosa. Bisogna andare anche bello. Nel rosa. Bello. No, non è bello, non mi piace il rosa. Adesso prendiamo un sacco di monete. A chi non piace il rosa, scusa. Troppo luminoso. Non piace il rosa, scusa. Ognuno ha i suoi gusti, a me piace l'arancione e il rosso. Va bene? Oh. Bello il rosso. Sei banane. Tu sei banane. Ok. Oh, banana. Stupido strecacchio. Ascolta, io ho adesso 18 bilioni di monete. Però Vendi. No, posso arrivare fino a 70. Però io ti devo dire la verità, eh. Allora, sono veloce come un pollo in fuga. Però pensavo di guadagnare monete più velocemente, cioè per la Ma il problema è che quando le vendi guadagni di più. No, capito? Ma sai cosa ti sto dicendo? Secondo me c'è un livello di rottura superiore a questo. Quello sicuro, io sono un po' più rotto adesso. Non so perché, però un pochino di più. Ok, perché io ho questa convinzione, capito? Che possiamo arrivare a molto di più. Perché sei rotto quando hai rotto il gioco, capito? Quindi ufficialmente noi non siamo rotti. Stiamo sulla strada per romperci. Alcuni di noi semi rotti, un po' spezzati, capito? Per farlo devi fare i Super Rebirth. I Epic Rebirth Board. Ah no, i Super Rebirth. Ma quelli sì. E quanto costano quelli? Costano tipo 50.000, però ogni 50.000 ti dà un gettone. È troppissimo. Costano e 50. Devi averne di più, Ma quindi, io l'ho fatto due volte solo. Troppo danaro. Allora io adesso posso comprare. Ho 604Q. 604Q. Cosa sono le Q, scusa? Sono una quantità di soldi pazzesca. Quadriliardi. Ma io quindi posso comprare. No, perché questo è QN. Io ho QD. Così è prima. Non si capisce un cacchio. Troppe lettere. Allora io ho comprato. Hai comprato? Non lo so. Quanti Rebero? Cosa a caso? Quanti Rebero? 2500, adesso ne hai 38.000. No, 3800. Quanti? 3800, quindi dove devo andare? Sempre lì? Sì, sempre lì, fino a 15.000. Ah, che schifo. Dai, ma non si guadagna un cacchio qui, è povera questa zona. Ti do l'ultimo pet, adesso me lo sto guadagnando, poi te lo do, quello è più rotto. L'ultimo, proprio l'ultimo finito. Sì, l'ultimo, vai a vederlo, quello è rottissimo. Ma non abbiamo tempo per vederlo, stiamo per finire il video. Allora niente. Dobbiamo fare un altro, ne vale la pena di fare un altro video per vedere. Ma è rottissimo, quello è più rotto ancora di quelli, Ma lo danno anche nel gruppo VGF questo pet rotto? Diciamo di no, però ci meglio. Ci puoi arrivare meglio se ci vai lì, capito? Ah, ok, va bene, quindi è vantaggioso entrare nel gruppo VGF. Due volte più in fretta. Sì, ho capito. Beh, se Giorgio è nel gruppo VGF però. Sì, ci sono io. Ma lui so che è uscito, eh. Deve essere per forza uscito perché lui fa schifo qui. Sì. Quindi, cioè, momentaneamente ci deve essere... sì, appena mi rompo rientro. Ah, va bene, perché altrimenti non si spiegava, cioè come era possibile no. Eri così povero pur essendo nel gruppo VGF, cioè una volta che entri guadagni tipo 16 QD di soldi. E il magnete. E il magnete super forte di strecacchio. Ascoltate, io mi sono rotto le scatole di prendere soldi qua, vorrei guadagnare un po' di più, ma per questa volta mi sa che ci fermiamo, va bene? Quindi... fateci sapere se volete vedere un altro episodio qua. Per dircelo mettete l'emoji di un magnete, perché mi sembra appropriata. E Lions 3, Cicco, Giorgio ed Anna e tutti quanti. Ciao.